Ragazzi, finalmente possiamo dirvelo. A breve faremo il nostro primo concerto! Vi aspettiamo a Napoli, al Palapartenope, il 30 novembre alle ore 19:30. Sarà un concerto indimenticabile dove balleremo e canteremo insieme tutte le nostre canzoni. Corri ad acquistare il tuo biglietto su Ticket One prima che finisca. Vi lasciamo il link in descrizione. Sarà strepitoso, non mancare! Ludo, è arrivato il momento di andare a dormire. Allora, ti prego, vuoi dormire un po' con me? Così almeno leggiamo un po' il nostro diario e dormiamo insieme almeno il primo giorno di scuola. Va bene, però dobbiamo dormire perché sennò non ci svegliamo, ok? Ragazze, allora se tu sì? Prendi il cibo, cosa state facendo? Stiamo giocando con il nostro diario. Giocando? Ma avete capito che domani è il primo giorno di scuola e dovete andare a dormire? Vabbè, sì, mamma, vabbè. Le vacanze sono finite. Basta addormentarsi cibo, alle 2, alle 3. Ehi, Nanetta. Nanetta. È inutile che fai finta di non sentire, eh? Voglio Aurora. Domani ti devi svegliare presto. La pacchia è finita. Bisogna andare a dormire, su. Mamma, ti prego, possiamo dormire insieme? 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 No, perché voi vi mettete a chiacchierare e fate le 3 di notte invece di dormire. Non è vero. Certo che è vero. No. No, mamma, promettiamo, ti prego. Va bene, dai, basta che andate a dormire. Adesso posate il diario, okay. Il diario segreto dell'esercito degli unicorni, no. E andiamo a dormire. No. Su, presto. Dai. Non ti scoprire il codice nostra mamma. Cosa? No, niente. Dai. Ok, mamma, andiamo a dormire. Ma prima devo prendere il mio peluche. Dai, dormite. Forza. Ok. Dai, allora, vieni. E niente chiacchiere, mi raccomando. No. Non voglio sentire volare una mosca. No, dai, dormiamo, basta. Allora, no, 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 se parlate, vi separo, eh. No. E ognuno dorme nel proprio letto. Ma che vieni qua? Devo soffocare! No, basta. Ludo, vedi di dormire. Ma devo soffocare. Guardala quella nanetta. Pensa, dorme. Mi vuoi soffocare oggi? Sì. Possiamo dormire in tranquillità? Ok, dormiamo. Dai, su. Dormite, buonanotte. Le luci, mamma? Sì. Accendi il unicorrino. Ok, te l'accendo. Vediamo. Guarda che si accende. Mamma, te l'accendo io? Ah, qui sotto, ok. Dai, adesso dormite. Un bacino? No. Ragazze, sveglia, Auri, Ludo, accendiamo la luce, ragazze vi svegliate, su sveglia, dai che bisogna andare a scuola, oggi è il primo giorno di scuola, svegliatevi, presto, non si può arrivare tardi il primo giorno di scuola, su Auri. No, non su. Ludo svegliati. Forza. Ludo. Dai, su. Sveglia. No. No, sì, oggi è il primo giorno di scuola, presto. No. No. Sì, invece, altro che no. Devo scrocchiare la schiena. Auri, ti muovi a vestire, dai! Su, presto! Sì, ok. Vabbè, vado in bagno e poi vengo a vestirmi. Io dormo! Ludo, devi svegliarti! Oggi è il primo giorno di scuola e non puoi arrivare tardi. Su, presto!
Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta con quelle zannette? Dove sta con quelle zannette? Su, non sei felice di vedere i tuoi amici, no, i tuoi compagni di classe? Su, non sei felice di vedere i tuoi compagnetti? Dove, dove, dove? Dove, dove, dove? 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 Ok, adesso mi vesto. Uno, due, tre. Ta-da, ragazzi, questo è il mio outfit. Vi piace? Con questa camicetta azzurra? Ok, benissimo. Adesso andiamo a lavarci i denti. Però prima svegliamo Ludovica. Ludovica, ti svegli? Ludovica, dobbiamo andare a scuola. Ludovica, primo giorno di scuola. Svegliati, svegliati. Tanto dopo torniamo a casa e dormiamo. Svegliati, Ludovica. Vabbè, io mi vado a lavare i denti. Fai presto perché io non ti aspetto. E poi vado solo a scuola. Ludo, sbrigati! Poi questa maglia a maniche corte, se fa caldo, e poi questo pantalone nero con dei capelli sciolti. Mi piace? Però adesso io mi devo lavare i denti perché è troppo tardi. Vado, vado, vado! Mi lavo i denti. Oddio, dov'è? Ok, un po' difettoso. Questo è il mio preferito. Ok. Guardate, molto, molto bello. Ragazzi, lo sapete che mi sta per cadere un dente? Benissimo. Ma facciamo tardi. Aurora non è che mi ha lasciato da sola? Aurora, non ti mangiare tutta la colazione, che mi devo ancora preparare i capelli. Denti lavati, adesso mi metto l'elastico che mi metto ogni giorno per andare a scuola. Poi mi metto il burro cacao ogni giorno, eh? Ah, ok, allora mi devo mettere questo qui azzurro. Andiamo allo specchio. Andiamo alla luce. Poi mi taglio un po' le unghie perché ovviamente a scuola si deve andare con le unghie perfette. Quindi potevo mettere anche questo burro cacao, pure quello, vabbè metto pure quello, tanto non guasta mai. Non so se mettermi questo, il panda, questo dai, mi piace molto. Che odorino. Facciamo un po' con la faccia. Ovviamente a scuola si deve andare perfetti. Quindi aspetta, dov'è? Aiuto! Bene. Questo. Che questo è utile. Aiuto. Mi siedo, così vado meglio. Ok. Oh, e poi l'ultima cosa che non manca mai. Perfetto. E adesso questo è il mio blush preferito.
finte. No, no, è meglio di no. Un po' di profumo. No, questi sono i glitter. Profumino. E siamo a posto. Si è spenta anche la luce. Ecco. Pronta, spegniamo la luce. Mi devo ancora pettinare. Il pettine, 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 pettine. Sembra mai male. Vediamo se sono perfetta. Perfetto. Che mi serve questo? Dobbiamo andare a scuola, è tardissimo. Ludovica? Ultimo. Eccomi! Allora, non puoi capire cosa è successo! Mi sono ritrovata 3000 trucchi nel mio cassetto! Ma me li hai messi tu? Aspetta, aspetta, aspetta! Eh sì, oggi è il primo giorno. Ti sei messo il mio profumo? No, era nel mio. Sì, sì, era nel mio. Vabbè, quelli è tutti. Vabbè, vabbè, ok, 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 va bene. Solo per oggi però. Ma ti sei anche truccata? Guarda che le maestre si arrabbiano. Tu sei piccolina. Io alla tua età giocavo con le bambole. Mi sono messa il burro a cacao. Vabbè, buon appetito. Buon appetito. No. Io ho un sacco di pane. Mi trovo di mangiare. Io lo inzuppo, tu inzuppo. Io provo. Vai, prima. Aspetta, però ci vuole il pettino sotto. No, così è caduto il latte. Tutto. Ludovica, ti sporchi tutto. È così. Buono. Insomma. Non ormai. No, non mi piace. Ludo, si dice a me non piace, no? A me non mi piace. Non lo sapevo. A few moments later. Mangia. È buono. Io ho vuoto. Auri, come sarà il primo giorno di scuola secondo te? Ma io posso portare il telefono a scuola? Ludovica, non lo puoi portare, è vietato. Ti nascosto? Nemmeno. E se devo chattare con il mio fidanzato, che faccio? Enea? Può darsi. Però può darsi. Oppure Domenico. Allora, senti, non nominare Domenico e nemmeno Enea perché mi viene il nervoso nel cervello. Ma Enea era tuo amico? No! E nemmeno Domenico. Ma Enea ti ha aiutato nel matrimonio. Ah? Enea ti ha aiutato nel matrimonio. Quale matrimonio? Sposa. Ma noi femmine ci dobbiamo fare belle. Ludo, sei bellissima. Grazie. Ludovica si sta sposando. No, dobbiamo subito andare ad avvisare Aurora. Ma sì che vi volevate sposare. Ci avete 4 anni ciascuno, vi volevate sposare. 4 anni? Per una neonata? Guarda, che io non c'ho 4 anni, ce l'ho 7 e mezzo, che tra poco ne faccio 8. E tu 6. Sì, infatti tu guarda sei proprio grande. Tra poco ne compio 8, sono grandissimo. Posso utilizzare il telefono, posso truccare. Dai, Ludovica, dai. Ecco già. Allora, comunque, a Domenico l'ho lasciato per colpa tua. Era molto carino. Comunque ti faccio anche lasciare con Enea, non ti preoccupare. Ragazze, vi siete preparate le cartelle che è tardi? Ancora colazione? Sì, va bene, abbiamo finito. Abbiamo finito, 5 minuti e ci siamo. Ma come avete finito? Ma fate presto che è tardi, chiudono le scuole. Andiamo, 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 andiamo. Ma meglio se chiudono le
Ludovica, dobbiamo andare a scuola. La scuola è importante. Dai, andiamo. Papà ha ragione, dobbiamo andare, Ludovica. Aspetta. Aspettiamo di masticare e andiamo. No, facciamo tardi apposta. Ok. No, Ludovica, no. Non possiamo muovere. Adesso andiamo. Ancora la cartella dobbiamo preparare. Ludo, vediamo se abbiamo messo tutto dentro le nostre cartelle. Inizio io. Allora. Ok, vai. Allora, vediamo qua se c'è la merenda. Sì, qua c'è la merenda e c'è... Poi... La borraccia è la cosa più fondamentale. Ludo, guarda cosa ho trovato. Il caffè USB. Ragazzi, che fortuna, proprio il primo giorno in scuola. Perché guardate qui. Poi? Aspettate. Dove sta? Guardate qui cosa c'è. Grazie a questo filo e a questo cavetto USB posso caricare il mio telefono quando voglio. Sì, sì, ma tu non puoi calciare il telefono in scuola. Visto, però c'è la borraccia, quella là che ho comprato. Ok, Ludo, vediamo se ho messo tutto. Il mio astuccio e il mio diario. Allora devo controllare se c'ho i miei astucci. Non c'è niente, non ci sono i miei astucci. Ti vuoi sbrigare che dobbiamo andare? Mamma mia, non ce la posso fare. Scusa, una domanda, hai preso tutti i tuoi quaderni? Ludo, a me il primo giorno di scuola non servono i quaderni. A me... Non facciamo nulla? Sì, vabbè. Prendo questo e... Rapia! Capito, ma se mi lanci... Questa Aurora! Ma però se mi lanci così non ce la faccio. Aurora, il tuo libro! Ma questo no! Non mi serve qui! Posalo, muoviti, posalo. Ma piano che mi rovini tu! Madonna! Allora presto! Allora siamo troppo in ritardo! Ma hai capito quanto siamo in ritardo? Ma hai capito? Mi volevo mettere i calzini nelle scarpe! Sono sto scalzo! Oh, però calma, tu dica, però mi sta mettendo agitazione! Ho capito! Ma tra poco inizia la scuola, ci bocciano tra poco! Ma io sono... Come ci bocciano tra poco? Ci bocciano! Andiamo con calma, perché ci vuole ancora tempo per bocciare, ok? C'è il primo quanti mesi, il secondo quanti mesi, stai calmo! Few moments later. Che cosa mi è arrivato in testa, scusa? Lo zaino. Ludovica, questo non mi sembra un bel inizio per il primo giorno di scuola. Siamo in ritardo, ma ti muovi? Ma che cosa mi sta a guardare? Ma sono veramente... Lo zaino! Lo zaino! Ragazze, su, andiamo che sì, sta arrivando. Avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao, ciao! Ragazzi, è arrivato il momento di metterci le scarpe. Guardate che scarpe metterò, giusto per il primo giorno di scuola. Sapete che scarpe sono? No? Vi ricordate il video dello shopping per il primo giorno di scuola? Non l'avete visto? Fatelo subito! Beh, queste sono le scarpe che ho comprato proprio per il primo giorno di scuola. Vi piacciono? Date un voto giù nei commenti. Ok, mettiamole una e due. Ok, si apre. Ok, a posto. Vai. Facciamo i lacci. Ok. Anche di qui. Sono bellissime, ragazzi. Io vorrei dormire, ragazzi. Allora, ma che tardi! Cioè, non posso essere solo 5 secondi da sola. Mica mi stai uccidendo la pancia, per favore, alzati. Sei bellissima, però alzati. Ti voglio bene. Grazie. Grazie. Dobbiamo andare a scuola, Ludovica. Yuppi! Ora non cadeva, guarda Ludovica, se cadevi veramente, guarda. Dai, forza mia. Sono davvero molto contenta. Eccoti, tantissimo. È la mia scuola. Auri, ma tu sei felice di ritornare a scuola? Io tantissimo. Io un po' meno, Però va bene, dai, non fa niente.
primo giorno durerà pochissimo. Dov'è la tua scuola? E tu dica che andrai di là, eh? Ora fermati che ci sono le strisce pedonali, quindi ti fermi, guardi prima a sinistra, poi a destra e poi quando vedi che non ci sono macchine vai avanti. Sì, sì. Hai visto? È appena passata una macchina. Eccoci qui, Ludo, fuori alla tua scuola. Adesso tu entri e io poi me ne vado nella mia scuola. Io non sono per niente pronta per iniziare questo secondo anno di liceo. Però dobbiamo per forza, quindi andiamo. Ludovica, buona fortuna, buon divertimento. Grazie. La terza elementare inizierai, sono contenta. E voi unicornini, che classe state frequentando? Scrivetecelo giù nei commenti. Auri, io vado, è suonata appena la campanella. Scusami, è un bacino, non me lo dai? Certo che sì. Buon divertimento. Lulu, ti voglio bene, però mi raccomando, impegnati. Anche io, ciao, parcheggio un attimo il mio monopattino. Oh, sono pronta. Ragazzi, sono emozionata, e voi? Vado? Ok, è arrivato anche il mio momento. Vado anch'io a scuola. Quanto vorrei essere in terza elementare pure io. Madonna mia, è appena iniziata la scuola. Voglio ritornare a vedere le partite di beach volley con i miei cugini, le mie amiche. Fortuna che già conosco tutti i miei compagni di classe e non come l'anno scorso che non conoscevo letteralmente nessuno. Siamo qua. Quando uscirà Ludovica da scuola non si sa, però dai, almeno questo giorno è passato. Sono sbattuto la testa. Stavo dicendo, sì, mi sento molto, dai, almeno un giorno è passato. Ma Ludovica non doveva uscire al mio stesso orario, cioè il monopattino è lì, quindi questo vuol dire che deve ancora uscire, però boh, è strana questa cosa. Ludo, sono qui! Ah, eccoti, Auri! Hai fatto prima di me? Sì, sì, però adesso andiamo a casa perché ho una fame pazzesca! Eccomi! Di qua dobbiamo andare? Ah, è vero! Anche io lo voglio!